Benvenuti in un nuovo video. Scusatemi questa mia faccia da cadaverino, ma praticamente oggi ho messo solo un po' di correttore e un po' di blush perché poi più tardi mi andrò a preparare perché oggi è carnevale e io sono la bimba più felice di questo mondo. Io adoro troppo carnevale, quindi vabbè. Oggi però siamo qui per fare un nuovo video assaggi. È una tipologia di video che mi piace tantissimo perché così io posso darvi una recensione e non so se avete visto, ho fatto anche le unghiette nuove, ovviamente fatte da me. Perché ho fatto vari corsi, ma chi mi segue lo sa. Niente, quindi io non voglio dilungarmi e oggi devo provare le nuove barrette della Granade. Penso della linea Reload. Vabbè, comunque questa qui. Sono uscite tre barrette, le trovate su All Supplement. Ovviamente avete sempre il mio codice sconto che è Giulia010. Per qualsiasi cosa scrivetemi su GiuliaMiFit, io sono sempre lì a vostra disposizione a rispondervi sempre anche per gli acquisti mirati. Sapete che io sono sempre disponibile per qualsiasi cosa, non solo per All Supplement, per darvi consigli, quindi scrivetemi là, mi trovate là e trovate tutta la mia quotidianità. Quotidianità, come l'ho detto quotidianità? Ma vabbè. Oggi sono troppo contenta perché mi ispiravano troppo, però ho fatto sempre, cioè ho fatto altri video, quindi rimandavo, ho detto no, adesso mi devo mettere un attimo qui e devo fare questo video. Allora, io non so da dove devo iniziare. Allora, io inizierei da lui, mi spaventa un po'. Io non ho capito il gusto. Sta scritto Billionaire, Billionaire. Shortbread. Se l'ho pronunciato bene, voglio gli applausi. Comunque, questo qui. Allora, ragazzi, io sono sincera, non lo so che significa, quindi faccio un attimo la traduzione. Se potevi preparartelo prima, Giulia. Ma va bene, cioè, ragazzi, non so proprio che gusto. Vabbè, aspettate un attimo che Google Traduttore è nato apposta per me. Ragazzi, penso che sia un nome inventato, cioè, ragazzi, non so che questo può essere. Vabbè, io adesso provo. Io adesso provo e poi dopo mal che andiamo sul sito di All Supplement a vedere che cavolo di gusto è, perché qui io, perché penso che è un nome dato perché pasta frolla miliardaria. Complimenti. Divento ricca? Vabbè, raga, a parte gli scherzi, sto scherzando, dopo andiamo a vedere, quindi andiamo a vedere per me che gusto è. Comunque mi piace questa cosa. No, ma ragazzi, sapevo lì. Secondo me è qualcosa con il liquore. Allora, praticamente la barretta, cioè mi piace questa cosa perché sono divise in due. Bella grande. Due, e questa è in totale 75, e questa è 35 grammi. Assaggiamo, è così, io. Ho paura. Morbidissimo. Non riesco a capire. Perché sento tante spezie, sento anche la cannella. No, raga, devo andare a vedere che gusto è. Però devo dire che non mi piace. Cioè, nel senso, non è che è male come sapore, perché è molto molto particolare. Solo che non è un gusto che riacquisterei. Sinceramente, non la riacquisterei questo gusto qua. Allora, vediamo un po'. Speriamo che c'è scritto qualcosa. Cioè, raga, ve lo giuro, non lo so. Buona, ma è particolare. Se volete provare qualcosa di particolare, allora sì. Ma altrimenti non so definire il gusto, perché sento un po' la cannella. Allora, dove si... Eccoli qua. Costano 2,20 euro. No, cioè, ragazzi, c'è la stessa spiegazione per tutto. Comunque dice...
Granade, Rolade, Roulade, Vabbò, Protein, realizzato con burro di noci completamente naturale, avena integrale. Infatti si sente un po' di questa avena integrale. Raga, non saprei, vabbè. Comunque, poi alla fine diamo un voto, ma non mi fa impazzire. Cadrete, è tutto scritto in inglese. Vabbè. Andiamo avanti, anzi io adesso bevo un attimo perché almeno così non confondiamo tutti i gusti. Comunque ragazzi, anche un po' di anice, caffè, boh, non lo so. Allora, andiamo a smorzare con lei. Questa lo so, è blueberry muffin. Quindi muffin al mirtillo, giusto? Blueberry sono i mirtilli. Eccolo qua. Allora, ragazzi, questa mi ispira tantissimo. Non mi deludere. Mamma mia, che profumo! Ah, sì, ma non mi piace questo profumo. Così. Ragazzi, io mi sono innamorata. Per me, tu hai vinto già. Tu hai vinto, tu hai vinto. Mamma mia. Allora, io penso sotto è cioccolato bianco. No, raga, comunque questo è spaziale. Ritorno, ritorno in me. Allora, sapevo, non poteva deludermi, raga. A parte che io avevo delle aspettative alte, però ho pensato, di solito è anche normale, penso, che molto spesso quando mirtillo tipo, oppure cioccolato bianco e lamponi, il sapore, il gusto che esce fuori è sempre, sempre, sempre chimico. Molto spesso è chimico, tipo ad esempio le barrette 0 bar di Prozis, cioccolato bianco e lampone. Io la prima volta che le ho assaggiate sapevano proprio di chimico, ragazzi, è proprio chimico a morire. L'ultima volta si sentiva di latte e di lampone, quindi penso che hanno cambiato pure un po' la formulazione. Comunque, ragazzi, questo blueberry dovete prenderlo, mettetelo nel carrello. Tra le tre, questa è da mettere proprio ad occhi chiusi nel carrello. Se vi piacciono, se vi piace la frutta, tipo frutti di bosco, mirtilli, dovete prenderlo. No, raga, io sto scioccata. Sto scioccata. E poi, raga, cioè, non è tipo una barrettina che in un morso tipo va via, tipo un pezzettino piccolo. No, sono comunque 35 grammi. E poi, raga, comunque i valori sono buoni, tipo c'ha, ho visto perché già ho segnato, sulle 100 calorie, 4 grammi di grassi e 10 di proteine, quindi ho 8-9 grammi di proteine, quindi è buono perché comunque un pezzettino piccolo ci sta. No, troppo troppo buono. Adesso bevo. Comunque io già ho il carrello pieno per fare altri video, quindi non vi preoccupate che le recensioni arrivano. Ultima è questa qui, cioccoletto. Chunk, 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 chunk. Comunque, ragazzi, cioccolato. Vediamo un po'. Penso che sia buona anche fea. Ha lo stesso sapore del profumo dell'altro. Però oggi sono proprio belle, sono proprio belle. Assaggiamo. Allora, buona,
sento il cioccolato, ma io sento il retrogusto dell'altra, cioè di questa qui che è milionaria. Io sento il retrogusto di... Ecco che cosa si sente. Allora, noi qui lo chiamiamo onusil, che viene fatto con le noci e tutto. Cioè, raga, sa venusillo. Ve lo giuro. Ecco di cosa sa, perché non mi ricordavo questo retrogusto. Ha un retrogusto. No, vabbè, lo devo far assaggiare a mio padre. No, lui ama il nocillo. Cioè, però si sente più di quest'altro cioccolato. Che infatti fatto con le noci. Cioè, ve lo giuro, raga, sembra il nocillo. Se vi piace il nocillo, allora prendetele tutte e tre, pure quell'altro là. È uguale? No, vabbè, io sono scioccata. Ecco chi smaltirà questa barretta. Papà, assaggialo poco. Vabbè, andiamo con la classifica. Ritorno seria, ma sapete che io quando mi metto qui è... Soprattutto oggi che sto fusa, perché oggi è carnevale, io proprio me ne vado proprio per il trash, per il trash. Allora, ovviamente primo posto lei, Mirtillo, perché sei l'amore mio e io infatti farò una scorta, sento nel mio cuore. Secondo posto che è la sottocategoria del Nocillo, andiamo con Chocolate. È l'ultima che porta proprio la bandiera per il Nocillo, è questa qui, Billionaire Shortbread. Ma se uno entra, tipo quelli là che rompono le palle, che commentano, ma che mi tieni da ridere, stiamo facendo un video assaggio, ridi, ridi, ma che mi ridi? Io devo fare un video dove rispondo a tutte queste persone, secondo me esce un trash, che vabbè. Sto calma, faccio la ragazza, ok? Quindi raga, spero che questo video vi sia piaciuto e niente, fatemi sapere. Mi raccomando, chiudete il video, andate a fare l'ordine e mettete Mirtillo nel carrello. E niente, ragazzi, spero quindi che questo video vi sia piaciuto. Scusatemi se sono andata un po' così, ma ci sta, raga. Che dobbiamo fare su YouTube, fare un video. Ciao, ragazzi, benvenuti a questo video. No, raga, no, no, no. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!